250 popoli tutti acclamate. Numero 250, con l'aiuto di Salvatore prendiamo posto, occupiamo tutti i posti davanti. Mio Dio, Signore, nulla è pari a te, ora e per sempre voglio lodare il tuo grande amor per noi. Pace e conforto mi dai con tutto il cuore e le mie forze, sempre io ti adorerò. Popoli tutti acclamate al Signore, gloria e potenza cantate. Canto di gioia per quello che fai, per sempre Signore con te resterò, non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te. Lo ripetiamo tutto. Canto di gioia per quello che fai, per sempre Signore con te resterò, non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te. Bene, siamo in tanti anche stasera, ringraziamo il Signore. Pensavo che il fatto che fosse il 2 novembre avrebbe dissuaso alcuni, ma invece siamo forse più numerosi delle altre volte. Il canto con cui proseguiamo è il numero 329, Mio rifugio sei tu, 329. Mio rifugio sei tu. In te io trovo riparo, soltanto a te, Signore Gesù, la mia vita adoro.
invochiamo lo Spirito Santo con il canto numero 417, Spirito del Dio vivente. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore, pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore, pace, nella tua dolce presenza, fonte d'acqua viva, purifica i cuori, sole della vita, ravviva la tua fiamma, fonte d'acqua viva, purifica i cuori, sole della vita, ravviva la tua fiamma. Dicevo che sono contento della vostra numerosa presenza. Temevo che il fatto che oggi è il 2 novembre, commemorazione dei defunti, potesse comportare una diminuzione di presenze, invece non è così, per fortuna siamo anzi forse più numerosi delle altre settimane. Il brano che analizzeremo stasera è un piccolo brano, sono appena 5-6 versetti, del capitolo 7 ovviamente di Isaia. Si tratta di un brano, come vi dirò, messianico, perché è un brano che viene ampiamente letto nel tempo liturgico dell'Avvento e ampiamente letto nel quadro della profezia messianica. Sono pochissimi versetti, come vedete, Isaia 7 dal versetto 10 al versetto 15. Inviterei Sabrina a venirci a leggere questo brano. Il brano non si capisce se non lo inquadriamo poi sul piano storico e sul piano politico. Non si capisce, e quindi vi prego di stare molto attenti, perché nei primi versetti io cercherò di fornirvi questa introduzione storico-politica per farvi capire, spero di riuscirci, il senso autentico poi dei versetti successivi, soprattutto il 14 e il 15, che sono quelli messianici propriamente detti. Ascoltiamo il testo, lo seguite come sempre sulle Bibbie che avete portato da casa e quindi vi viene più facile seguire. Il Signore parlò ancora ad Acas: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acas rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto, il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emanuele. Egli mangerà panna e miele, finché non imparerà a rigettare il male e a scegliere il bene. Benissimo, grazie Sabrina. Allora, leggiamo il versetto 10 e il versetto 11. Il Signore parlò ancora ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Prima di spiegarvi questo versetto, devo fare quella premessa che vi avevo preannunciato, la premessa fondamentale per capire
tutto questo brano è la situazione politica in cui si trova Gerusalemme. Gerusalemme è la capitale del regno di Giuda, del regno del sud. Israele è stato diviso in due regni, il regno del nord con capitale Samaria e il regno del sud Giuda con capitale Gerusalemme. Qual è la situazione in cui si trova Gerusalemme, il regno del sud di Giuda, al tempo del re Agaz? La situazione è che questo regno di Giuda, di Giudea, si trova assediato non solo dal regno del nord di Israele, quello con capitale Samaria, ma anche dal regno di Damasco, siamo in Siria. Il re di Samaria e il re di Damasco si sono alleati fra di loro per fronteggiare insieme la potenza degli Assiri. Gli Assiri sono una superpotenza, hanno conquistato larga parte della regione medio orientale e ora tengono in pericolo anche il regno di Samaria, il regno di Damasco e perché no anche il regno di Giuda. Allora che cosa vorrebbero fare il re di Samaria e il re di Damasco? Vorrebbero che il re Agaz di Gerusalemme si alleasse con loro, in modo da fare tutti e tre questi regni una coalizione forte che possa fronteggiare l'Assiria, la potenza dell'Assiria. Non so se sono chiaro. Ma il re Agaz di Gerusalemme non ne vuole sapere di allearsi con il regno di Samaria e con il regno di Damasco. E allora questi due re di Samaria e di Damasco stanno brigando per far decadere il re Agaz e per sostituirlo con un re che sia favorevole a questa alleanza, a questa coalizione forte che sia in grado di fronteggiare la potenza assira. Non so se sono stato chiaro. Quindi abbiamo tre regni, Damasco, Samaria e Gerusalemme, più c'è l'Assiria. Allora, Damasco e Samaria sono alleati, vogliono allearsi anche con Gerusalemme. Il re di Gerusalemme, Agaz, non ne vuole sapere e allora questi due re di Samaria e di Damasco vogliono farlo cadere in modo da mettere un re a loro favorevole. Questa è la prima parte della situazione. La seconda parte è che il re Agaz non solo non vuole allearsi con gli altri due regni, ma fa resistenza anche a quanto gli suggerisce il profeta Isaia. Che cosa gli suggerisce il profeta Isaia? Gli suggerisce di non allearsi con nessuno e di confidare unicamente nel Signore, perché il Signore ha assicurato che la dinastia davidica, quindi il regno di Giuda, resterà e resisterà e non sarà sopraffatta. Cioè Isaia parte dall'idea tutta religiosa, Isaia è profeta di Dio, dall'idea tutta religiosa che il vero unico re di Giuda è Dio ed è un re potente che assicurerà al regno di Gerusalemme la vittoria e alla dinastia davidica la sussistenza. Bisogna fidarsi di Dio. Allora, bene, dice Isaia al re Agaz, bene fai a non allearti con il regno di Damasco e con il regno di Samaria, ma faresti bene a fidarti unicamente di Dio. Ed ecco qui il versetto 11. Chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, cioè chiedi un prodigio che provenga dal profondo degli inferi o dall'alto del cielo, un segno miracoloso, un prodigio che confermi quanto sia potente Dio e quanto tu, re Agaz, possa fidarti di Dio.
Attraverso questo segno prodigioso tu potrai capire, caro Agaz, che non devi allearti con nessuno e che per salvare il tuo regno devi confidare unicamente nella potenza del Signore. Allora chiedi questo segno e il Signore te lo darà e tu ti convincerai. Non so se è chiaro tutta questa premessa. È chiaro per tutti? È chiaro per tutti? Questa è una premessa fondamentale. Che cosa risponde Agaz? E qui siamo al versetto 12. Ma Agaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Apparentemente la risposta di Agaz è una risposta bella, rispettosa. Io non voglio tentare il Signore. Se io gli chiedo un segno, un prodigio, vuol dire che non mi fido di lui. È una tentazione nei suoi confronti, ho bisogno di una conferma e io non voglio tentarlo il Signore. Ma quella di Agaz è ipocrisia, è una falsa scusa. Agaz non vuole chiedere un segno a Dio. Attenti amici, Agaz non vuole chiedere un segno a Dio non perché vuole rispettare Dio, non vuole tentare Dio, che queste sarebbero tutte motivazioni nobili, ma perché questo subdolo governante, re, si è già alleato con la Siria. Si è già alleato con la Siria, ha già brigato. Quindi vedete la facciata: no, ma io non voglio chiedere un segno, non voglio tentare Dio, no, 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 sono rispettoso di Dio. La verità è che Agaz si è già alleato con la potenza assira. Ecco perché non gli interessa allearsi con Damasco e con Samaria, ma ecco anche perché non gli interessa il discorso di Isaia, di fidarsi unicamente di Dio. Non si fida unicamente di Dio, si è già alleato con i più potenti. Questo noi lo sappiamo da un altro brano biblico, poi se volete ve lo segnate e ve lo andate a vedere, io ora ve lo leggerò perché me lo sono appuntato qui nei miei appunti. Il brano si trova nel secondo libro dei re, secondo libro dei re, due re, capitolo 16, versetti da 5 a 9. 2 Re 16, 5, 9. Questa è la citazione. 2 Re 16, 5, 9. Che cosa dice questo testo? Sentite. In quel tempo marciarono contro Gerusalemme Rezin, re di Aram, cioè di Damasco, e Pekak, figlio di Romelia, re di Israele, cioè di Samaria. I due regni l'assediarono ma non riuscirono a espugnarla, volevano conquistare, far decadere il re e metterci un altro. Agaz, re di Gerusalemme, mandò messaggi a Tiglat-Pileser, re di Assiria, per dirgli: io sono tuo servo e tuo figlio, vieni, liberami dalla mano del re di Aram di Damasco e dalla mano del re di Israele di Samaria, che sono insorti contro di me. Agaz, preso l'argento e l'oro che si trovava nel tempio e nei tesori della reggia, lo mandò in dono al re di Assiria, e il re di Assiria lo ascoltò e assalì Damasco e la prese e ne deportò la popolazione a Kir e uccise Rezin, il re di Damasco. Quindi il nostro re Agaz è un furfante ipocrita. E allora ecco la reazione di Isaia, versetto 13. Ora si capisce, perché senza queste premesse non capiremmo perché al versetto 13 Isaia dice: ascoltate casa di Davide,
Non vi basta stancare gli uomini perché ora vogliate stancare anche il mio Dio. Capite ora perché, come si spiega? Di fronte alla chiara ipocrisia del re Acaz, il profeta Isaia si arrabbia e, rivolgendosi all'intera casa di Davide, dice che essi, con in testa il re, non solo stanno stancando la pazienza degli uomini, ma stanno stancando anche la pazienza di Dio, alleandosi con gli Assiri per combattere i regni di Samaria e di Damasco. Il re Acaz è venuto meno all'alleanza con Dio. Il re Acaz si è fidato più di Dio, che più degli uomini che di Dio. Più degli uomini che di Dio. Si è alleato con il potente dal punto di vista umano e ha rifiutato l'alleanza con Dio. E tutto questo spiega la reazione arrabbiata di Isaia, il quale invece difende l'alleanza con Dio. E adesso il versetto 14, che è il più impegnativo di tutti. Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Voi non lo volete chiedere questo segno? Siete ipocriti? Tu, Acaz, non l'hai chiesto per ipocrisia? E il Signore ve lo darà un segno prodigioso. Quale sarà questo segno prodigioso? Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Questo sarà il segno prodigioso che Dio vi darà. Il segno che Dio darà allora ad Acaz e a tutta la casa di Davide sarà la nascita di un bambino da una vergine. Attenzione a questo termine vergine. Il testo che noi stiamo esaminando in originale ovviamente è scritto in ebraico. In ebraico la parola vergine si dice halma. Alma. Questo termine alma vuol dire ragazza giovane, ma non necessariamente vergine. Fossero stati i tempi di oggi, ragazza giovane, sicuramente non vergine. Fossero stati i tempi di oggi, no? Ma al tempo di Isaia era lecito, come dire, presumere che le ragazze giovani in età da marito, ragazze giovani in età da marito, ma non necessariamente vergini. Quindi attenzione a non far dire al testo ebraico ciò che il testo ebraico non dice, sarebbe una forzatura. Mi state seguendo? E allora, secondo alcuni studiosi, nell'immediato storico questa parola si potrebbe riferire alla giovane moglie del re Acaz, che effettivamente era incinta e che poi avrebbe partorito un bambino, un maschio, a cui verrà dato il nome di Ezechia, non di Emanuele, Ezechia. Ezechia sarà un re buono, un re saggio, un re giusto, un re pio, sarà capace di compiere anche una profonda riforma religiosa. Perciò nell'immediato il segno è la nascita di questo bambino che porterà pace e splendore alla casa di Davide, alla dinastia davidica. Tu, Acaz, non hai voluto chiedere un segno, il Signore te lo dà. E sarà la nascita di tuo figlio, che porterà splendore alla casa di Davide. Questo sarà il segno di Dio. Ma noi non possiamo accontentarci di fronte a un testo di questo genere. Voi capite che
si drizzano tutte le antenne di noi che crediamo in Cristo. Siamo nell'ottavo secolo avanti Cristo, state attenti a non dimenticarlo, Siamo nell'ottavo secolo avanti Cristo, questo non va dimenticato mai. La Bibbia ebraica, che sostanzialmente comprende l'Antico Testamento, la Bibbia ebraica è stata tradotta in antico, tantissimi secoli fa, dai cosiddetti 70, erano 70 monaci che tradussero la Bibbia ebraica in greco. Attenzione, quindi la traduzione dell'Antico Testamento dall'ebraico in greco si deve ai 70, difatti si chiama la Bibbia dei 70, nel gergo degli studiosi è la 70, la 70. Come traducono i 70 il termine ebraico halma, che significa ragazza giovane non necessariamente vergine? Lo traducono con il termine greco parthenos. Amici cari, parthenos significa ragazza giovane vergine, vergine fisicamente vergine. E allora qui il discorso messianico comincia a farsi strada. Inoltre non possiamo non prendere in considerazione il nome Emanuele, Dio con noi, che è chiaramente un nome messianico. Per questo motivo l'evangelista Matteo utilizza questa frase di Isaia in senso messianico e la riferisce chiaramente alla nascita di Gesù dalla Vergine Maria. In Matteo 1:22-23, Matteo 1:22-23, noi leggiamo così: tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Due punti: ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Cioè chiaramente l'evangelista Matteo prende questo brano di Isaia 7:14 e lo riferisce alla nascita di Gesù, al concepimento e alla nascita virginale di Gesù. Non so se mi sono spiegato. Quindi fa una lettura messianica del testo di Isaia. E allora, nell'immediato storico, la frase si può riferire al piccolo Ezechia figlio di Acaz, ma in senso messianico, e secondo l'interpretazione dell'evangelista Matteo, questa frase si riferisce alla nascita di Gesù, avvenuta prodigiosamente dalla Vergine Maria. Queste due interpretazioni non sono divergenti fra di loro, ma anzi sono convergenti, perché nell'immediatezza storica colui che porterà splendore alla casa di Davide e che regnerà nella pace sarà il saggio re Ezechia figlio di Acaz. Ma in senso pieno, lo splendore della stirpe di Davide e l'instaurazione di un regno di pace saranno realizzati dal Messia Gesù, il Cristo, che nasce da una donna vergine. Egli, Gesù, è effettivamente l'Emanuele, il Dio con noi. Cioè, voglio dire, adesso spero di essere capito e di non essere frainteso. Io non escludo che Isaia
quando ha scritto questo brano, questo versetto 7:14, no? Ecco la Vergine concepirà e partorirà un figlio. Non escludo che Isaia non pensasse minimamente al Messia. Mi spiego? Non ci pensava. Probabilmente Isaia umanamente pensava all'immediato, al re, al piccolo Ezechia. Ma l'evangelista Matteo, 8 secoli dopo, riprenderà quel testo che è stato tradotto in greco in senso messianico e dirà: ecco, vedete che cosa intendeva dire il profeta? Il profeta intendeva riferirsi alla Partenos, alla Vergine che è Maria. Che bella sta cosa, no? Cioè già nell'Antico Testamento ci sono le premesse per il concepimento e la nascita virginale di Gesù. Noi forzeremmo il testo se dicessimo Isaia già conosceva Gesù. Non è vero, Isaia non conosceva Gesù, però la lettura in senso pieno di questo brano non può che essere la lettura messianica. E difatti l'evangelista Matteo lo interpreta così. E difatti noi questo brano lo leggiamo nel clima natalizio. Nessuno ci vieta di pensare che questo testo di Isaia 7:14 parli 8 secoli prima della Vergine Maria e di Gesù che da lei nasce virginalmente. Ultimo versetto, il versetto 15. Egli mangerà panna e miele finché non imparerà a rigettare il male e a scegliere il bene. Questo nutrimento del fanciullo sarà panna e miele fino a quando egli non raggiungerà l'uso della ragione, questo vuol dire. E l'uso della ragione si raggiunge quando si impara a rigettare il male e a scegliere il bene. Panna e miele sono un cibo povero, un cibo pastorale o pastorizio, un cibo tipico di un tempo di guerra, ma è un cibo che non è destinato a durare a lungo, è un cibo che durerà per il breve tempo fino a quando il bambino crescerà e avrà l'uso della ragione. La capacità di rifiutare il male e di scegliere il bene potrebbe alludere anch'essa ad una caratteristica messianica, perché questa capacità di rigettare il male e di scegliere il bene si oppone a quella di Adamo, il primo uomo, il quale non ha saputo scegliere il bene e ha mangiato il frutto proibito dell'albero della conoscenza del bene e del male. Allora il fanciullo che nascerà e che sarà l'Emmanuele si presenterà come il nuovo Adamo, che contrariamente al primo Adamo sarà capace di scegliere il bene e di rigettare il male. Anche questa è una lettura cristologica del brano ed è una lettura che si avvicina alla concezione di Paolo, di San Paolo. San Paolo, come voi sapete, in più di una circostanza, in più di una lettera, dice che c'è Adamo e c'è Cristo. Cristo è il nuovo Adamo. Come attraverso Adamo entrò nel mondo il peccato e quindi la morte, così attraverso Cristo entra nel mondo la salvezza. Adamo non è capace di scegliere il bene,
ma scegli il male. Cristo invece è questo bambino nato dalla Vergine che sarà capace di scegliere il bene e di rigettare il male. Spero di essere riuscito a farvi capire la bellezza di questo brano che noi leggiamo chiaramente in chiave messianica. Adesso andiamo al foglio che vi ho dato all'ingresso, che vi ho preparato anche per questa settimana per i gruppi di condivisione. Anzitutto vi leggo la sintesi del brano in modo che ci possiamo ricollegare. Isaia vorrebbe convincere il re Acaz a non allearsi con nessuna potenza politica e affidarsi unicamente del Signore che ha garantito la protezione di Gerusalemme. Per questo motivo Isaia spinge Acaz a chiedere a Dio un segno che confermi questo convincimento. Acaz non vuole chiedere nessun segno a Dio, non perché, come afferma, non vuole tentare Dio, ma perché in realtà egli si è già alleato con l'Assiria. Di fronte all'ipocrisia di Acaz, il profeta Isaia reagisce dicendo che Dio stesso darà un segno che sarà la nascita di un bambino da una vergine. Nell'immediato storico questo bambino è Ezechia, nato dalla giovane moglie di Acaz. In senso pieno, questo bambino che porterà pace e assicurerà lo splendore della casa di Davide è il Messia Gesù, nato dalla Vergine Maria. Confronta Matteo 1:22-23. Qui la citazione ve l'ho scritta. Primo spunto di riflessione per i gruppi di condivisione che si riuniranno nelle prossime sere o nei prossimi pomeriggi. Il primo spunto è questo: colpisce anzitutto l'ipocrisia del re Acaz, il quale afferma di non voler chiedere un segno per non tentare Dio, mentre in realtà egli si è già alleato col re di Assiria, rifiutando così l'alleanza con Dio. E qui alcune considerazioni che ci possono riguardare da vicino. Questa ipocrisia può colpire anche noi quando a parole diciamo di credere nella potenza di Dio, mentre in realtà confidiamo di più nella potenza degli uomini. Cioè veramente anche noi qualche volta ci alleiamo con gli uomini potenti e non con Dio. Succede questo. Sei veramente convinto che solo Dio è il Signore della tua vita? Oppure confidi in altri signori, tra virgolette, che ti danno più sicurezza? Credi solo nella potenza di Dio? Oppure ti fidi di più dei potenti di questo mondo? Mi verrebbe da dire: la schifezza che c'è, per esempio, in tanti settori della politica, perché la gente si disaffeziona sempre di più alla politica. E questa è una cosa che mi rende triste, no? Io sono convinto, per esempio, e spero di sbagliarmi, ma sono convinto che domenica prossima alle elezioni regionali siciliane un sacco di gente non andrà a votare. E spero di sbagliarmi, perché io parto dalla convinzione che l'astensione, il non andare a votare, è negativo al massimo, che c'è dubbio. Però molta gente è stanca, ma sapete perché? Perché spesso ci si muove in questa logica, la logica del clientelismo. E se questa logica dovesse pervadere anche noi uomini di chiesa, anche noi uomini di fede,
se la logica dovesse essere quella che mi fa dire: io sì, in Dio ci credo, però avere un buon appoggio umano male non ne fa. Questo mi farebbe pensare male. Mi farebbe pensare male. Ti fidi di Dio? Veramente? Guardate che non è facile, perché io un po' il re Agaz lo capisco. Il re Agaz di fronte alla minaccia, e sì, io prego Dio, confido in Dio, Dio mi ha assicurato che, però intanto io mi alleo con la Siria. Cosa guardavo se sarbavo? Non è che non lo, sotto sotto, umanamente lo capisco. Ma tu manchi di fede, però. E la fede è una cosa seria. Perché la fede ti fa dire anche nella tempesta di confidare ancora nel Signore. Guardate, il Signore è un galantuomo e alla fine vince il Signore. Se ti fidi di Dio, non ti deluderà il Signore. Non ti deluderà il Signore. Era questo che reggeva nei primi secoli del cristianesimo, ma anche nell'attuale, i martiri. Oh, amici cari, i martiri andavano incontro al martirio, cioè davano la vita, si facevano ammazzare. Perché? Perché fino in fondo confidavano in Dio. E qualcuno li scuoteva dicendo: prega ora il tuo Dio, vedi se ti salva ora. Non mi salva ora, però tu ti danni, e alla fine i conti li facciamo in termini: chi è il vero vincitore? Il martire è il vero vincitore. Secondo spunto di riflessione: il segno che Dio darà ad Agaz sarà la nascita di un bambino da una vergine, un bambino che assicurerà la pace e lo splendore della casa di Davide. La nascita di questo bambino è un dono di Dio con cui si afferma la vera potenza del Signore, il quale realizza i suoi prodigi non attraverso i potenti, ma mediante i piccoli. Egli è il Dio di cui il salmista dice, e mi piace molto questo salmo: con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Salmo 8, versetto 3. Con la bocca dei bimbi e dei lattanti Dio vince i nemici, Dio vince i ribelli. Dio vince e sconfigge i potenti con la forza dei piccoli. Questo è il Dio che ha rovesciato i potenti dai troni e che ha innalzato gli umili. Quando contempli un bambino, riesci a vedere in lui la potenza di Dio? Credi veramente che Dio afferma la sua potenza con la semplicità dei piccoli? E non è facile anche questo atteggiamento. I bambini sono un grande dono di Dio. I bambini sono il sorriso di Dio, dice Madre Teresa di Calcutta, sono il segno che Dio non si è stancato di questa umanità. Ogni bambino che nasce è Dio che sorride. I bambini sono la potenza di Dio, i piccoli, gli inermi, i lattanti. Dio afferma la sua potenza così, ecco il segno. E questo segno sarà anche il segno natalizio. Gli angeli ai pastori diranno: questo per voi sarà il segno, troverete un bambino avvolto in fasce che giace su una mangiatoia. Ma che razza di segno è? Ma che segno prodigioso è un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia? E invece questo è il grande segno, il bambino che nasce.
il picco. Sapete da dove vengono i nostri problemi? Dal fatto che diventiamo grandi. E dovremmo sempre più, quando diventiamo grandi, riscoprire il bambino che è in noi e non dimenticarlo. Non so se capita anche a voi, a me capita spesso di sognare, ve lo confido, e quando sogno e me li ricordo, i sogni che faccio riguardano questi sogni spesso la mia infanzia. Non so se vi capita. Il bambino che è in noi. I problemi nascono dal fatto che diventiamo grandi. Ecco perché Gesù dirà: se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno. E il fatto è che da bambini a grandi la crescita è automatica, è fisiologica, no? Ma da grandi a diventare bambini ci vuole uno sforzo. Ci vuole uno sforzo. Ultimo spunto. È bello leggere questo brano di Isaia in chiave messianica. L'Emmanuele di cui si parla è Gesù che nasce dalla Vergine Maria. Circa 8 secoli prima della nascita di Cristo si parla del concepimento virginale del Messia e del fatto che egli è il Dio con noi. Riesci a stupirti contemplando il mistero della nascita di Gesù da una vergine? Cosa significa nel concreto che Gesù è l'Emmanuele? Dio con noi. Entriamo già, se volete, nel clima natalizio, che non è il clima del consumismo, è il clima dell'Emmanuele, del Dio con noi. Isaia ci porta già nel clima natalizio e vi preannuncio che il brano che leggeremo la prossima settimana sarà anch'esso un testo messianico, il capitolo 9. Popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, un bambino è nato per noi, no? È il brano, quello che leggeremo settimana prossima, che costituisce la prima lettura della messa di mezzanotte di Natale. Isaia 9. E quindi abbiamo la possibilità, attraverso queste lezioni divine che stiamo facendo in questo periodo, di prepararci spiritualmente al Natale. Mi sembra che sia una cosa bella che ci viene data questa possibilità. Adesso invito Gerardo e Sara a venirci ad aiutare per la preghiera e difatti faremo un ritornello natalizio o di avvento, Maranatà.
Spirito Santo, ti adoriamo e ti lodiamo per avere fecondato il grembo virginale di Maria, dalla quale è nato Gesù, Salvatore del mondo. Maranatha, vieni Signor, verso te Gesù le mani noi leviamo. Maranatha, vieni Signor, prendici con te, salvaci o Signor. Concedici, Signore, di confidare sempre solo in te e nella tua potenza, ma che possiamo fidarci unicamente di te e non dei potenti di questa terra. Maranatha, vieni Signor, verso te Gesù le mani noi leviamo. Maranatha, vieni Signor, prendici con te, salvaci o Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Bene, una buona serata a tutti, arrivederci.